Bene, brevissimo video per vedere come tradurre boot.pm o altri siti simili in inglese o in italiano senza avere un misto. Vedete che adesso io lo vedo tutto in italiano perché gli ho impostato la traduzione Translate to Italiano. Ma se lo fate voi normalmente compare un misto inglese-italiano e quindi anche se gli dite Translate to Italiano non funziona. Quindi, come bisogna fare per ottenere la traduzione giusta? Occorre, quando siete sul sito, che magari sarà un misto inglese, andrete praticamente qui in alto e direte di vedervelo in giapponese, che sarà il primo simbolo, vedete che compare proprio questo oggettino, e nel momento in cui è completamente in giapponese, allora la traduzione viene fatta, e può essere fatta tranquillamente Translate to Italiano, quindi io qua ho in cima, quindi fate Translate to Italiano e vedete che ci sono tutte le informazioni per usarlo in italiano. Quindi questo è il quantum.